Ragazzuoli, ciao a tutti, dopo aver passato un giorno in maniera anche legittima, dove si è parlato quasi solo ed esclusivamente del post Juventus Lazio con tutte le varie sfaccettature, io penso proprio sia giunto il momento di tornare a parlare di un argomento che bene o male mette d'accordo tutti quanti, anche perché cazzo ogni tema, ogni personaggio all'interno o che fa parte... Che non farà parte più della Juventus, insomma, è dannatamente divisivo. E eh beh, cazzo, eh, parlare anche di una cosa che a grandi linee, grandi linee, perché eh, non si può pretendere di più, mette d'accordo tutti quanti, io penso che ci stia assolutamente, anche perché come al solito bisogna sempre in un qualche modo sperare per il futuro. E la notizia che è giunta ieri, a cui non è stata data particolare attenzione un pochino da tutti quanti, senza ombra di dubbio merita, perché nel pre di Juventus Lazio quando hanno intervistato arriva bene riguardo l'incontro con l'entourage di Pogba, lui ha detto: cioè, dai, però Pogba, insomma, va bene tutto quanto. Però eh, non abbiamo parlato di lui, non abbiamo minimamente parlato di lui, abbiamo parlato di altri giocatori come Pellegrini, come Delict. Insomma, se da un certo punto di vista le sue dichiarazioni sono state molto di circostanza, proprio perché ieri è, è uscita. Ai giornali, quella che pare essere l'offerta della Juventus per Pobba 7 milioni e mezzo più bonus per tre anni e vedremo come si svilupperà la vicenda, effettivamente. Si è parlato anche di altro, anche perché in un pranzo che dura quattro ore, fai fatica a parlare solo ed esclusivamente di Paul Pobba, giustamente, ok? Parlare di Pellegrini, e eh, va benissimo, ci può stare comunque, no? Parlare anche di lui, ma soprattutto Mattais Delit perché un'altra notizia uscita ieri e che mi fa veramente sperare per il futuro è questo accordo vicino tra la Juventus e il giocatore per continuare come minimo fino al 2026 e questa è una bella notizia. Innanzitutto perché il contratto è in scadenza nel 2024 e quindi insomma, o rinnovi eh, o lo vendi, perché intanto no, non penso ci siano giustamente tante Perderlo a zero non è il massimo Soprattutto poi no L'idea di farlo in questa stagione Quando già a zero perderei, perderai di bala eh, Non ti fa venire proprio i brividi Ma soprattutto io mi auguro che avvenga Ok, magari ai fini del bilancio, no? Perché la possibilità di, di ammortizzare lì, come cazzo si dice, il giocatore in più anni va benissimo, va benissimo, ok. Ci può stare all'interno di dinamiche societarie, ok. Ma soprattutto perché qui ragazzi tocca gettare delle basi solide e concrete per il futuro. Cazzo, pochi buoni ne abbiamo davvero, in particolar modo che sono giovani e quei pochi che hai li devi tenere in tutte le maniere possibili. E penso proprio che De Ligt sia uno di quei giocatori, sia uno di quei giocatori sul quale gettare le basi per il futuro, uno dei pochi lì dietro, innanzitutto giovane. Cazzo, gli altri sono Bonucci, Rugani e Gatti ad oggi. Gatti, per quanto giovane, comunque viene dalla Serie B, si fa fatica no? ad immaginarsi una Juventus che... Ti puta tutto su gatti. C'è Delite, perfetto. Clash 99, perfetto. Ha già un'esperienza molto importante tra Ajax e Juventus. È uno che in questa stagione, praticamente lì dietro, t'ha retto la baracca da solo per quanto possibile, a volte commettendo anche degli errori. Questo non si può nascondere, però, a furia che sei solo ed esclusivamente te a reggere la baracca tutto l'anno lì dietro, prima o poi l'errore ci può anche stare. Ecco, però. L'importante è quello, nel momento in cui tu decidi di proiettare la Juventus nel futuro, uno come delict ci deve essere. Allo stesso, te allo stesso tempo è vero che si parla anche dell'abbassare la clausola rescissoria da 120 milioni a non so quanto, onestamente non so quanto, non ne ho veramente idea, presumo comunque una cifra molto importante può essere legittima come cosa più che altro no? per andare magari incontro all'entourage non lo so, robe di questo genere e presumibilmente allo stesso tempo alzare anche quello che è lo stipendio del giocatore ma nel momento in cui si parla di giocatori di questo genere a grandi linee inevitabile se vuoi tornare al top i giocatori top li devi tenere e devi cercare in un qualche modo anche di accontentarli assecondando magari anche quelle che sono delle richieste economiche. E, e, e ci sta, ragazzi, diciamocelo: ci sta, ci può stare bene o male, sappiamo come funziona, questo purtroppo non ce lo dobbiamo nascondere. E almeno si parla del rinnovo di un 99, perché comunque capisco che negli ultimi giorni di mercato insomma, eh, Pericic e Di Maria e Pogba adesso non che Pogba sia un matusalemme, però eh, quattro mesi fuori in questa stagione gli altri due comunque sono due over 30 anche eh, bella che abbondanti ci sta no proiettare anche la Juventus in un'ottica di giovani di giovani no, no, vabbè a parte che De comunque inizia ad avere 23 anni inizia ad avere 23 anni che ha un matusalemme, però nel senso va bene va fatto va fatto anche questo <ride> Dobbiamo far così, e dobbiamo far così anche noi, perché non è che possiamo continuare a prendere 35 anni. No? Giustamente ci sta anche considerando che getti le basi per il futuro, i giovani forti che hai devi far di tutto per tenerli. E pare che lui sia anche comunque disposto a rimanere. E sta buono, sta buono. Speriamo perché io dico la verità: dopo le parole di Raiola di, di dicembre, San Nascaglia ce l'avevo. Sana che poi ce l'avevo come se adesso non ce l'avessi più, eh, bisogna comunque effettivamente vedere anche che cosa succederà all'interno della sessione estiva di calciomercato. Allo stesso tempo, dai, c'è da dire che se si dovesse effettivamente concretizzare questo rinnovo di io per la prossima stagione tenderei, tenderei a stare tranquillo, poi onestamente... Non lo so perché il mercato regala sempre delle sorprese e spesso e volentieri se tifi Juventus sono sorprese che ti ritrovi in posti poco gradevoli. Ne siamo tutti quanti consapevoli anche di questo. Però è inevitabile che si debba cercare di far questo nel momento in cui hai poche certezze all'interno di una rosa. Delite è una di queste, per il presente e soprattutto... Per il futuro e l'idea che effettivamente lui sia ben disposto e la Juventus anche a prolungare un rinnovo di contratto passando intanto dal 2024 al 2026, sono sincero, mi fa ben sperare per il futuro e mi auguro che questa qui non sia proprio la frase da bacio della morte. Per eccellenza, però onestamente, ragazzuoli, è davvero quello che penso. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza, Juve!